Comportamenti ispirati alla cavalleria sportiva, rispetto dell'avversario, lealtà, correttezza, rifiuto del doping e di attività fraudolente nelle competizioni sportive devono maturare nella coscienza dei giovani di pari passo con la crescita culturale e l'educazione civica durante i diversi livelli della formazione scolastica. Mi ha convinto il Panathlon International, che ha invitato tutti i Panathlon Club ad attivarsi per attuare il progetto Il Fair Play riparte dalla scuola. Quello di Fano ha aderito all'iniziativa che si è conclusa questa mattina al Palazzetto dello Sport, con 550 alunni delle scuole secondarie di primo grado della città. Quando è iniziato questo percorso? Questo percorso è iniziato a febbraio con un incontro preliminare con le scuole e con l'assessore che gentilmente ci hanno messo a disposizione questa struttura. Siamo andati dentro ogni singola classe delle scuole medie di Fano a spiegare che cos'è il Panathlon, che cos'è il CONI, che cos'è il Fair Play, in preparazione alla giornata di oggi e all'intervento dei relatori che gentilmente si sono proposti di venire qua gratuitamente per fare un intervento a questi ragazzi. Visto che ci sono oggi le premiazioni, quali sono state le attività portate avanti insieme ai ragazzi? Allora, il premio si chiama appunto premio studente atleta, quindi i requisiti dovevano essere un ottimo studente, uno studente che si comporta anche bene a scuola, e anche ovviamente un ottimo sportivo e soprattutto un ragazzo che si comporta in maniera corretta all'interno dello sport che pratica. E quindi le candidature ci sono arrivate dai dirigenti scolastici e ovviamente dagli insegnanti di motoria delle scuole, che ci hanno indicato i ragazzi che andavano ovviamente bene a scuola, che hanno degli ottimi voti a scuola e si comportano bene a scuola. E il modulo, la seconda parte, è stata compilata dalle società sportive che ci hanno mandato il curriculum sportivo di questi ragazzi, con i risultati raggiunti, e soprattutto un criterio di valutazione importante per noi è stato l'impegno nelle ore settimanali che mettono questi ragazzi nell'attività sportiva che fanno. Al termine del convegno si è passati alle premiazioni partendo dalla Coppa CONI, che è andata a Gioia Calcinari dell'Istituto Comprensivo Matteo Nuti, le Coppe Panathlon invece a Giovanni Bighetti dell'Istituto Comprensivo Padalino e a Sara Rosati della Nuti. Poi la borsa di studio e il premio Comune di Fano, che sono stati assegnati a Martina Mencoboni della Padalino, mentre la borsa di studio e il premio Panathlon Club Fano a Michelangelo Vergoni della Nuti. Infine la borsa di studio e il premio speciale Schnell è stato consegnato, tra tifo e applausi, ad Agata Biancolini dell'Istituto Comprensivo Gandiglio. Ragazzi che grazie a un progetto della Panathlon sono riusciti a formarsi all'interno di quello che è il mondo del Fair Play. Il Fair Play è un gesto nobile, un gesto gentile, è un gesto che dovrebbe esserci nel nostro quotidiano e che insegna i giovani sicuramente a vivere meglio, perché a vivere senza giudizio, a vivere nella gentilezza, a vivere nell'aiuto dell'altro, a vivere anche nelle differenze. Questo è un modo molto importante proprio per veicolare un messaggio positivo e far sì che questi ragazzi possano essere contagiati dai buoni valori. Preside, che cosa ha insegnato questa esperienza ai ragazzi? In questo accostamento di etica e sport troviamo veramente l'essenza anche dell'educazione, insomma, delle finalità istituzionali che ispirano il nostro agire educativo. In particolare l'etica riguarda regole non scritte e non scrivibili, ma sicuramente non servono i discorsi per insegnarla, ma servono sicuramente i legami. Quei legami che richiamano al dono, alla responsabilità e quindi anche alla capacità di trarre da noi stessi il meglio per poter affrontare in questo caso l'avversario, ma comunque in ogni caso le nostre esperienze, anche le più difficili nella vita, in maniera da poter dare di sé il meglio, senza necessariamente aspirare alla vittoria, ma sicuramente all'incontro con l'altro nel migliore dei modi possibile. Presente all'iniziativa anche l'arbitro di calcio Gianluca Sacchi. Divertitevi e sognate il più possibile, ha detto ai giovani. Lo sport è importante per la crescita personale, fate tutto col massimo impegno. Lo sport come valore di vita, lo sport come principio per una vita sana, è quello che quando si va a parlare con i ragazzi è l'obiettivo principale, quello di farli essere parte attiva a questo mondo, il mondo dello sport, che sicuramente non creerà magari tutti i campioni nello sport, ma sicuramente creerà campioni nella vita. Tutti gli sport che si praticano
il principio base è quello di metterci amore in quello che si fa. Poi ripeto, non tutti si arriveranno ai livelli massimi dello sport, della pratica sportiva, ma è una formazione che poi per la vita li ripagherà al 100%.